Buongiorno, io sono Furio Premiani e sono il presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Oggi parleremo di grotte e soprattutto di speleologia. È interessante sapere che il 2021 è l'anno delle grotte e del carsismo. La Società Internazionale di Speleologia e la Società Speleologica Italiana hanno pensato di indire per quest'anno questa ricorrenza. Si domandare perché si possa considerare questi due elementi come due elementi estremamente importanti per il nostro territorio. E cercherò di spiegarvelo naturalmente dandovi alcune piccole indicazioni su come queste grotte e questo carsismo interagiscono fra di loro. Dovete immaginare che se il carsismo è la causa, la grotta è l'effetto. E bisognerà andare nei cassetti a tirar fuori un po' di reminiscenze di quelle che sono le nozioni di fisica e di chimica che abbiamo avuto nelle scuole e per capire che l'acqua che piove trascina con sé l'anidride carbonica che, caduta sulle nostre pietre, sul massiccio carsico che noi abbiamo sotto i nostri piedi, avviene un fenomeno di dissoluzione. E questo fenomeno crea, in lunga scala, le grotte che noi abbiamo sotto i piedi. Potremmo dire che in effetti sul territorio italiano ci sono 24.000 grotte. Di queste 24.000 grotte sulla nostra regione ne abbiamo 8.100. Queste grotte naturalmente sono praticamente tutte allocate nei massicci carsici, quindi soprattutto in montagna. Dobbiamo andare sulle Alpi e le Prealpi per trovare queste. Però abbiamo una peculiarità molto importante perché abbiamo la zona del Carso Triestino. Già la parola carso è una assonanza che ricorda molto il fenomeno che avviene proprio nelle grotte. Quindi il nostro territorio è stato quello che ha dato la possibilità di dare questo nominativo a questo fenomeno.
sul nostro territorio ci sono 22 gruppi speleologici che operano per prendere conoscenza delle grotte che ci sono ubicate. Naturalmente questi speleologi devono essere in qualche maniera coordinati da un ente che è il Super Partes, e questo è proprio la Federazione Speleologica Regionale, la quale agisce come un promoter nei confronti di queste associazioni e crea un ponte di collegamento con le istituzioni, pensiamo alle università, pensiamo ai musei, che naturalmente devono avere dagli speleologi dati per poter creare le loro teorie, i loro dati, le loro mappature. Però dobbiamo considerare che le grotte sono importanti per un semplice motivo: sono importantissime perché contengono acqua. Una volta che sono state create da questo carsismo, queste grotte sono dei vuoti che lentamente con le piogge si riempiono di acqua e sono dei contenitori di acqua che naturalmente è un bene molto prezioso per noi. Pensiamo a questo cambiamento climatico, pensiamo al fatto che certi territori si inaridiscono e invece noi abbiamo questa grande fortuna che sia sulle Alpi sia sulle Prealpi abbiamo queste tantissime grotte che si sono formate e che contengono l'acqua. Quindi abbiamo l'acqua, abbiamo le grotte, abbiamo anche gli speleologi, cioè sono quelli personaggi che hanno una cultura sia diciamo dal punto di vista speleologico ma anche dal punto di vista dell'attività e sanno la progressione con le attrezzature da speleologi e entrano nelle grotte per controllare eventuali inquinamenti, eventuali anomalie che si possano creare all'interno di queste grotte. Quindi la raccolta dei campioni, di queste masse d'acqua che si accumulano nelle grotte, sono fondamentali per capire se effettivamente queste acque che sgorgano dal nostro massiccio montuoso sono ottime da bere o se possono essere inquinate. Quindi possono anche essere delle sentinelle sul territorio per verificare eventuali inquinamenti che possono esserci. Poi naturalmente la federazione si occupa di tantissime cose, si occupa della promozione di queste nostre attività, si occupa del fatto che ci sono grotte inquinate, cioè più che inquinate sono grotte che contengono dei rifiuti, e naturalmente si cerca di creare delle mappature, di creare delle situazioni per verificare lo stato di degrado del territorio. Naturalmente gli speleologi sono anche abbinati alla valorizzazione del territorio, perché se la speleologia è un valore aggiunto del nostro turismo, la speleologia può rappresentare per il futuro anche un motore per produrre attività turistica.
Certo che in questo senso non si è lavorato molto ultimamente, perché diciamo, la speleologia non è tanto conosciuta, e la speleologia non è molto amata dalle persone, perché si pensa sempre che andare in una grotta ci sia un estremo pericolo. Nella realtà dovete immaginare che tutti gli speleologi passano attraverso dei corsi di speleologia, imparano la progressione sulla corda e quindi sanno esattamente quali sono le movenze, quali sono le tecniche da adoperare per affrontare l'osticità di questi ambienti. No, naturalmente nella grotta c'è freddo, se pensiamo alle grotte del Carso Triestino abbiamo 12 gradi, ma se pensiamo alle grotte del Canin abbiamo 1 grado, quindi bisogna avere attrezzature e avere anche vestiario idoneo per affrontare questo tipo di esplorazione. Ma per ritornare al comune di Duino Risina, che io ho molto a cuore perché è un comune che si è sempre adoperato nella pulizia delle grotte, ci è sempre dato in affidamento le operazioni di pulizia di queste grotte, che sono state adoperate un po' come discariche nei primi anni 50 e 60. E quindi noi abbiamo operato appunto queste pulizie supportati dal comune, il quale si è occupato dello smaltimento, si è occupato anche dei costi, insomma, delle nostre attrezzature che si usurano nel fare queste operazioni. Ma abbiamo sul territorio del comune di Duino Risina delle meravigliose grotte. Io penso alla Noè, un pozzo profondo 60 metri ma con un diametro d'ingresso di 20. Io penso alla Grotta Azzurra, grotta abitata da uomini preistorici del Mesolitico, ma anche fanti della prima guerra mondiale austriaci. Penso alla Grotta delle Torri di Slivia, dove una meravigliosa commissione tra agriturismo e visita alla grotta dà un senso molto compiuto a questa possibile visita, ecco, perché può dare anche la gioia della degustazione di qualche bevanda particolarmente tipica del nostro territorio. Bene, alla fine di questo discorso io vi invito naturalmente ad accostarsi di più a questo mondo particolare, che è il mondo della speleologia e delle grotte. È un mondo fantastico, dove naturalmente quando si scopre una grotta nuova si mette i piedi dove mai nessuno l'ha messo. È praticamente un continente inesplorato. E questo a noi speleologi ci dà la forza e la gioia di andare avanti, nonostante la speleologia sia un'attività faticosa. E mi raccomando, non chiamatela mai sportiva, perché noi non vogliamo essere definiti sportivi, ma siamo dei ricercatori, dei portatori di dati per le istituzioni.